Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati all'approfondimento. Ai tempi del coronavirus la vita degli anziani è più dura, non solo perché sono le principali vittime del virus, ma ora anche degli sciacalli. Truffatori e topi d'appartamento hanno infatti subito approfittato dell'emergenza per poter mettere a segno con più facilità e più frequentemente furti nelle abitazioni. Telefonano al malcapitato di turno, oppure suonano direttamente alla porta di casa e sostengono di dover effettuare il test del coronavirus a domicilio, oppure di dover sanificare le banconote. Si spacciano per volontari della Croce Rossa o della ASL di zona o della Protezione Civile per convincere con più facilità i cittadini, già spaventati, ad aprire le porte della propria casa e, mentre uno effettua il finto test, l'altro fa razzia di oggetti preziosi o denaro. Per questo oggi sono stati lanciati parecchi appelli ai cittadini a fare attenzione. Vi informiamo che, ha puntualizzato la Croce Rossa, non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione. Stesso appello da parte della Protezione Civile, lanciato su Twitter, e tutti invitano a non far entrare in casa sconosciuti, seppur vestiti da paramedici o soccorritori. Finti paramedici sono infatti comparsi nel milanese. Lo hanno fatto sapere i carabinieri e il comune di Zibido San Giacomo, paese di 6.000 abitanti. Anche i carabinieri di Bergamo hanno spiegato che nelle regioni interessate dall'emergenza sono stati segnalati finti tecnici dell'ATS che, con la scusa del tampone del coronavirus, rubano denaro e oggetti di valore. L'avviso a fare attenzione ai truffatori è stato lanciato anche dalla questura di Mantova. L'invito delle autorità, puntualizzato il questore di Mantova Paolo Sartori, è di non aprire a nessuno, se non dopo averla allertato e verificato telefonicamente di che cosa si tratta, chiamando il numero d'emergenza, il 112. Non esiste infatti alcuna autorizzazione a effettuare porta a porta il test relativo al coronavirus, così come qualsiasi altro tipo di test medico, ovvero qualsiasi modalità di intervento di sanificazione delle abitazioni. Dello stesso tenore l'appello del questore di Torino, Giuseppe De Matteo, che ha spiegato: nel caso accada, invitiamo tutti a contattare subito le forze dell'ordine. Ma anche fuori dalla zona a rischio gli sciacalli colpiscono. È il caso di Sanremo, come denunciato dal sindaco Alberto Biancheri, che ha invitato a telefonare al numero 800 60 2800. E interverrà subito una pattuglia, in modo che si possano individuare i soggetti. Anche l'amministrazione di Prato ha ricordato che nessuno è autorizzato a visitare a casa o a fare verifiche domiciliari se non è stato chiamato. Ed anche il Comitato Regionale Campania della Croce Rossa Italiana ha informato la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta a porta per effettuare il test. Da nord a sud la Croce Rossa invita tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti. Per informazioni e chiarimenti il nostro servizio spiega CRI per le persone 800 06 55 10 e attivo H24.